Occasione davvero grossa questa settimana con il settimanale o il calano. Facile facile, come sto per raccontarvi, grazie ad alcuni safe spot, e qui mi troverò più volte a ringraziare i miei compagni d'avventura, che permetteranno di far fuori Valus Taurk con relativa facilità. E questo nonostante l'assenza del modificatore braci, solario, arco o vuoto, che rende tutto più semplice, grazie alla potenza di fuoco delle armi elementali che ormai non è più così difficile trovare. Noi qui preferiamo di solito skippare tutto, fino direttamente all'arena con i luogotenenti dei Vaul, perché non ci va di perdere tempo, ormai andiamo al sodo, all'esotica. Non rischiate neppure più di tanto anche con il calanotte, perché qui non siamo in zona di rientro limitato. Certo, il livello 30 è un po' più complicato, qui lo sto facendo a livello 24 per mostrarvi proprio la strada senza essere tormentato dai nemici. Almeno questa è la mia via, ciascuno troverà la sua. Ecco, di qui zigzago anche a piedi, più o meno la stessa strada. Arrivo qui, se sono a piedi vado in scivolata fino lì in fondo, salto, poi zigzago alla Maradona, si fa per dire. Ok, il primo che arriva dovrebbe fare la cortesia di rimanere lì appena al di là della porta per tenerla aperta, e poi eventualmente dovrebbe riuscire a distrarre i nemici rendendo l'impresa più facile a chi è indietro. Inoltre, poiché spesso si muore vicino alla porta, chi è già passato ha la possibilità di rianimare i compagni. Anche il prossimo pezzo, il primo in area di rientro limitato, ve lo faccio vedere in solo, figuratevi quanto è più facile in due o tre. Il mio consiglio è: fate fuori i minion e poi lavoratevi i fianchi con un mezzo pesante, il bestione con lo scudo giallo. Impossibile poi morire, basta oscillare attorno a questo pilastro e lo farete fuori anche in tempi piuttosto brevi. Facile anche la parte che segue. L'importante è stare lontani, almeno dai centurioni o dalle falangi pesanti, sempre quelli con gli scudi gialli per intenderci. Da lontano potrete cecchinare tranquillamente tutti, perché grazie al cielo la parabola degli obici di questo bestione che sto pilotando permette anche di colpire gli avversari più forti quando si nascondono dietro le dune. Ecco, lì sembrano al sicuro. Si vede spuntare il corno del casco o di quel cavolo che indossano. Beh, li potete far secchi tranquillamente. Basta alzare un pochino il muso nel mezzo, abbassarlo, e con qualche colpo troverete la parabola giusta. Una sciocchezza. Stessa tecnica con la prima guardia e quelle che successivamente dovessero andare a nascondersi lassù. E sempre grazie alla parabola è facile passare proprio tra il soffitto e quella specie di balcone. Quando noterete troppe volte di fila la sigla immune, conviene spostarsi un pochino a sinistra o a destra, avvicinarsi un po', ma senza esagerare, perché la mitragliatrice di quel bestione fa male. E di nuovo, è solo una questione di tempo. Appena avrete eliminato la guardia, scappate indietro, perché arriverà velocemente una nave e le cui bordate fanno abbastanza male. Appunto. Poi, subito sotto, cercate di bombardare a manetta chi scenderà dalla nave. Con un po' di fortuna potreste riuscire anche a inchiodare a terra le altre due guardie, però di solito uno riesce a scappare. Una si mette lì sulla sinistra, pensa di essere al sicuro, ma non lo sarà, e l'altra invece va subito a piazzarsi là in alto. Ecco un passaggio in cui uso la copertura della roccia per avere ragione facilmente e non rischiare nulla con i razzi di questi nemici. Appena partono i razzi, via, scappate a destra, nessun rischio. Un altro paio di particolari: anche se i nemici lì sulla sinistra non si vedono, sparate, sparate, perché farete un bel danno, vedete i numerini che saltano fuori. Poi, importante, non aspettate o appena compaiono le fiamme per troppi danni sul mezzo, scendete, se non ce ne sono altri, cecchinate, oppure andate a prendere un altro. Infatti, e se il mezzo esplode, voi morirete con lui. Ecco, ho fatto danni a sufficienza, sbuca una guardia. Con un po' di fortuna si riesce a buttarla giù prima che riesca a correre al riparo. Poco male.
nel caso salga là in alto a destra, farà la stessa fine della prima insieme alla terza. Ovviamente in team, e soprattutto con personaggi forti, è enormemente più divertente andarli a farli fuori senza i mezzi. Insomma, sta a voi decidere. Questa potrebbe essere la tecnica in solo, con un personaggio un po' debolino e durante un callanotte in cui non si vuole rischiare nulla. Carro. E siamo al carro. All'inizio facevo tantissima fatica, adesso è talmente semplice che mi vergogno. Intanto ci sono due safe spot abbastanza tranquilli, uno sulla destra. Mirate lì, tra la roccia e l'albero. Spesso il carro rimane anche fermo, non come ora che mi è un po' sfuggito sulla destra. E con un buon fucile a cecchino, senza per forza necessariamente avere lo spaccaghiaccio o questo nero martellante, ma anche senza usare safe spot, basta andare rapidamente a destra, a sinistra. Appena vedete la lucina diventare gialla, cambiare colore del suo mirino, voi scappate dall'altra parte. Adesso, se non ricordo male, dovrei riuscire ad imbroccare una sequenza di colpi. Notate come le munizioni nel caricare sono sbagliato e sono costato a ricaricare, ma si possono anche centrare una ventina di colpi di fila senza aver bisogno di caricare, da qui il termine martellante, e senza sprecare nessuna munizione perché vengono rigenerate automaticamente. Fantastico. E diamo pure un'occhiatina alla scheda di questo gioiello. Unghia bianca, tre colpi precisi in sequenza rigenerano l'intero caricatore. C'è anche il recupero della pallottola, che dovesse sbagliare il bersaglio, almeno una probabilità, e un perk, un bonus veramente utile durante le sfide nel Re di Crota, il perturbatore dell'alveare. In pratica è un po' come il distruttore d'oracolo della volta, che infligge in questo caso più danni ai maggiori o ultra dell'alveare. Qui l'altro safe spot, simmetrico rispetto al primo in pratica. E se avete magari il titano con lo scudo che potenzia le armi, perché no? È sempre la stessa tecnica, rocce e albero. E se volete invece divertirvi un po', magari quando siete in team, potete arrampicarvi anche fin lassù e giocare un po' da spericolati. E se non fosse per il mitico Reverend Agor 42, che come una roccia riesce sempre a salvarci in estremo, quante volte saremmo stati nei guai. Grazie Reverend. Quei due stramaledetti psionici sulla sinistra mi portano a ricordarvi di portare con voi armi vuoto e armi solari, che sono invece quelle più efficaci contro Vaulk e i suoi sgherri, e contro tutti Kabal in generale. Stiamo finalmente per entrare nell'arena di Vaal Taurk, il primo safe spot, e qui dobbiamo ringraziare invece Linking Park 199, è in fondo a sinistra. I miei due compagni sono già lì, ed è incredibile come abbia dato per scontato, io di solito andavo più o meno dall'altra parte sulla destra, come in realtà non sia simmetrica la struttura, come spesso invece è, e nasconda un vero gioiellino di safe spot. Safe spot, cioè se si esagera si viene accoppati anche qui, ma è estremamente difficile con un minimo di accortezza. E il grosso vantaggio rispetto al safe spot reale dall'altra parte è che qui ci sono una marea di posizioni dalle quali poi è possibile sparare. Con i titani poi, magari che abbinano lo scudo benedizione della luce a quello armi della luce, e siete più forti e allo stesso tempo potrete infliggere una quantità di danno molto maggiore. In realtà devo ringraziare anche X666X Marco 78, che è una vera Wikipedia ambulante con tutte le informazioni possibili e immaginabili su Destiny, oltre naturalmente ad essere un forte giocatore, perché probabilmente già lo conosceva. Però onestamente io l'ho saputo per la prima volta da Link, e quindi il tributo va a lui. Ecco, intanto avete visto che quando i cattivoni si allontanano è anche possibile uscire da quel buco, fare scorta di munizioni e cecchinare da lontano Mr. Vaal Taurk.
Anche in questo bestione, il nero martellante, quando sta fermo, è una vera mana dal cielo. Siamo ormai agli sgoccioli e la febbre da esotica sale. Occhio! Slam! Ed è mia! L'ultima parola. Diciamo che ho risparmiato 23 monete, visto che da oggi, lo sapete tutti, è in vendita da Xur. E come al solito, guardate le kill, mi sento un po' ladro. E qui siamo ad un secondo giro con altri personaggi. E un bel grazie ad Ada199, un giocatore forte, con un personaggio forte, nonostante possa giocare veramente poco tempo, è venuto a darci una mano, nonostante avesse già completato il suo giro di Calanotte. E con il suo mitico spaccaghiaccio ha velocizzato non di poco le cose. Pronti? Voilà! Dialodon Graphics, questa volta mi ha fregato. E ora sto correndo verso l'uscita per mostrarvi un altro safe spot particolarmente adatto per i cacciatori che non possono fare grossi salti. Questo me l'ha mostrato Graphics. Ma intanto quei due che stanno facendo? Cosa ho visto? Cosa ho visto? Dov'è finito Reverend? No! Ecco il mega safe spot di cui parlava. Beh, intanto pensiamo a questo. Dopo un corso super accelerato di salto con il cacciatore a cura di Graphics, sì, io con i salti sono proprio duro di cervice, usando doppio salto e mettendomi proprio ben sotto, date proprio sotto, non come sto facendo io adesso, che non riesco, vedete? Poi finalmente la capirò. Dai però! Ok! Non male, e ce n'è uno anche dall'altra parte, in modo che potrete sparare sia quando va al Taur è a destra, sia quando è a sinistra. Qui abbiamo linea di fuoco. Dietro la grata, questa qui, siete sicuro. Però non potrete neppure fare danno ai nemici. Direi che ce n'è. Basta e avanza. Ma torniamo a quei due. Guardateli. Direi che se la stanno proprio godendo. Non gli fa proprio un baffo. Please, a me gli occhi. Sì, lo so, lo so. Ecco qua come si salta sui lampadari. Li chiamo così, anche se proprio lampadari non sono. Allora, orientatevi un attimino. Lì c'è dove di solito va Vaurk, qua c'è l'altro safe spot. Ops. Beh, meglio, dai, così si vede partendo dalla scala. Attenzione, non è il primo pilone, ma raggiungete gli altri due, questi due. Prendete il scollo di sinistra. E poi fate il vostro dovere. Io faccio schifo con i salti. Mai visto. Giuro, non l'ho ripetuto 50 volte. Ma che posto fantastico, Reverend, sei un genio. Non è impossibile morire, però ci deve mettere un po' di impegno. I razzi non mi fanno niente. L'unico pericolo sono le bordate della mitragliatrice. Dopodiché, povero Baul, fa quasi pena. Questo era l'eroico settimanale, quindi altre belle 9 monetuzze. E l'altro Cala? Ops, mi ero sbagliato. Erano 3 le esotiche. Gnam gnam. E non badate agli 11 frammenti di Reverend. Per lui è il contrario. In tutto il resto del gioco trova esotiche. Come noccioline. L'ultimo 6 spot, che è proprio a destra rispetto a quello sotto le scale di sinistra, andatevelo a vedere voi da soli. Lì l'unico problema è che c'è solo un piccolissimo forellino dove ogni tanto si riesce a colpire Vaul. Per cui bisogna saltare e si rischia poi in realtà parecchio di più, anche per avere le munizioni, ogni tanto bisogna uscire e in solo non è neanche paragonabile ai safe spot che vi ho mostrato fino ad ora. Ecco, ricordate solo un particolare, se siete stregoni mettetevi l'abilità, la skill che vi fa fermare a mezz'aria mentre puntate, quindi da quest'ultimo safe spot saltereste in aria, vi fermereste a mezz'aria e riuscireste a piazzare almeno quei 2-3 colpi di cecchino, è tutto più veloce. Detto questo, dopo aver visto la tecnica dei lampadari di Reverend, e chi mai andrà più a usare gli altri safe spot? Impossibile. Direi finito, però tenete caldi i motori, perché nel prossimo video penso proprio che vi mostrerò alcuni glitch legit, cioè per i quali non si rischia il ban, per intenderci, per beccarsi abbastanza facilmente ricompense nel nuovo raid di Crota, dove Graphics ci stupirà con una rocambolesca tecnica che ci permetterà di saltare letteralmente a pie pari un pezzo davvero difficile. A seguire, X666XMarco78 ci mostrerà invece come superare un ponte ancora più difficile.
Non scherzavo quando diceva che era un database di tutto quello che c'è bisogno di sapere riguardo al mondo di Destiny. Beh, nel mio piccolo un minimo di gloria perché ero stato il primo invece a documentarmi sul come, sì, non l'ho scoperto io, solo documentarmi, cuccarsi una ricompensa sicura a personaggio ogni settimana a sforzo zero sempre nel mondo di Crota. A risentirci.